Tra l'altro avevo lasciato la nostra immagine fissa, invece di partire con lo start siamo partiti con noi due, con le nostre... Vabbè, già infatti ci si saluta con allegria, già in live. Diciamo che l'ho Fantastico. già da Sherry, come i Allora, Mosherì. facciamo una cosa, facciamo partire la sigla Look at School e poi ci vediamo su questi schermi subito dopo. Pronti via! Siamo disegnatori, mangaka, illustratori, sceneggiatori, professionisti del manga. Ci svegliamo ogni giorno con nuove idee e con la voglia di uscire dalla comfort zone per superarci, raggiungere i nostri obiettivi e creare nuove figure professionali. Andiamo spesso controcorrente, ci muoviamo velocemente e ci piace crescere insieme. Costruiamo corsi, modellandoli attorno alle tue esigenze, sempre in piccoli gruppi per seguirti al 100%. Per chi ama il manga, per chi disegna, per chi crea storie, per chi vuole investire nelle proprie passioni. Eccoci qui! Ciao! Buonasera, buonasera ragazzi, che bello! Buonasera! Guarda, quel mecha mi ricorda qualcosa. Che cosa? Quello che hai disegnato l'altra volta! Certo, quando l'avrei colorato c'è una storiellina proprio ad hoc dei nostri due meravigliosi ricettatori di robottoni. Immagino, immagino! Io spero che qualcuno abbia cominciato a leggere le storielle per poi farci delle domande idiote su quello che leggerete. Perché veramente, leggete le storielle sugli originals per favore, ragazzi, perché secondo me potrebbero dirvi tanto anche delle nostre rispettive personalità. Scommetto che non aspettate altro che di saperle queste cose, dai. Assolutamente, assolutamente. Cioè, noi siamo ormai dei personaggi a noi stessi. Facciamo Aspetta, partire un po' di musica così, tanto per, vediamo cosa possiamo fare. Ma sì, che posso precisare per l'ennesima volta che la tu non la fai partire senti, mentre non la certo, sento, certo che puoi maledetto. precisarlo. State refreshando la onda mezz'ora? Ah, che bello! Come mai? Che bravi, vedi, aspettano solo noi, aspettano solo noi. Ma serio? Allora mi sento importante, ma devo subito smetterla di sentirmi importante in No, infatti fondo. durerà poco con quella mascherina, fra l'altro. Sì, infatti, no, perché sto avendo una crisi di iperventilazione, quindi probabilmente mi vedete svenire, roba così. Ma come durerà poco con quella mascherina? Questa candida è bellissima. No, Mi bella è stava bella. proiettando proprio, voglio dire, non l'ho fatta io, me l'ha fatta la mia cuginetta e io però gli ho disegnato le zanne. Gli ho detto, mi ci fai Beh. queste zanne con la mascherina? Voglio essere amichevole e conciliante quando vado in giro con questa, capito? Ci E poi, riuscirai? cioè, certo, dico, scusi, vorrei chiederle un'informazione, con magari in mano un martello, una roba così. Sì, Guarda certo. che taglio di martello e questa mascherina. Perché ovviamente, cioè, come tutti vanno a giro con martello e mascherina. Il martello è sicuramente perché ho un chiodo da piantare da qualche parte, ma che domande! Ma certo, è per aggiustare cose il martello, ovviamente. A quello serve. Ma facciamo vedere quello che faremo questa sera di bello al nostro, al nostro pubblico. Giada dice subito: sì, sei molto rassicurante. Allora, questa sera io andrò a colorare i due original zzzz, che ha fatto la volta scorsa Ruggine. Quindi andrò a colorare il Dani Robot e lo Scartagum Cannon. Non si sa perché non si chiama Pieru Robot o così, ma si chiama Scartagum Cannon. Ok, bene. Dobbiamo ringraziare i nostri meravigliosi follower. Cioè, se Certo. posso inventare un nome a caso, vuol dire che mi vogliono bene, voglio dire che non fanno altro che una cosa figa a fare così, perché fanno esattamente quello che faccio io quando cerco dei nomi. Ed è una cosa Assolutamente. che hanno già insultato la mia mascherina. Quanto tempo è passato? Beh, è Amici. ovviamente Darkless che è entrato subito a pie pari sulla tua mascherina. Maledetto. Ehi, ciao, D-Swig, grande. Di Swig e Psicalex. Psicalex o Psicalex o Psicalex. Sedlex, come dicevano i latini. Sedlex. Che Psicalex, poi i latini Sedlex. facevano riferimento ai mutanti romani dell'impero romano che avevano poteri psichici. Psicalex, Sedlex, no, lo facevano, no? Sei sicuro? Secondo me Non lo c'erano so. i mutanti. Nei tempi dell'impero romano c'erano i mutanti e li odiavano come li odiano adesso. Non solo Poveri. a Roma. Leggi al contrario. Giusy D. Ah, bene. Non ci posso credere. Questo lo so tutti che proprio non posso Fantastico, sapere. fantastico.
Sono un boomer, ragazzi. Voglio dire. E vabbè, ma oh, vabbè. Reggere al contrario comunque non è una cosa semplice, non è una cosa che ti viene spontanea per dire no, adesso questo nickname lo leggerò al contrario. E non ma viene tanto spontaneo. Cosa ci succedeva quando parlavamo di leggere al contrario qualcosa? Non so se ti ricordi. Ascoltavi Stairway to Heaven sì. E dopo se tu l'ascolti al contrario questa è una canzone satanica, l'ascoltavi al contrario e sentivi parlare in sanscrito vietnamita, non so che cos'era, cioè cosa aveva di satanico, non l'ho mai capito, te lo giuro, era una cosa meravigliosa, ne ha parlato anche Lucarelli, però non ha mica spiegato da dove veniva questa favolata. No, poi infatti vabbè. Probabilmente era una, non so, una leggenda metropolitana strana. Ai ragazzi hanno insegnato Slenderman, no? O le creepypasta. Mentre a noi toccava che ci infamassero la musica che ascoltavamo bollandola come satanica. Eh sì, è sempre così, è molto equilibrato. Non ciao, vediamo ad iniziare qua, se no tu stai andando avanti, ovviamente stai quasi finendo il tuo... Facci vedere il tuo robottone, che ancora non allora, abbiamo visto in tutta la sua... Allora, sapete che cos'è questo, ragazzi? Si chiama sottoproletariato robotico. Allora, questo è un Gundam, però è un Gundam a partita IVA, assunto a contratto terminato, contratto a termine, in genere terminava proprio lui, nel senso che saltava certo. Per aria. È un GM, è un Gundam che non ce l'ha fatta, è Darkless, lo sa, tristezza. Praticamente il Gundam era il prototipo, per quello che aveva quel viso così figo e roba così, mentre il GM è praticamente il Gundam costruito in serie, che secondo molti di noi, compreso me, mio fratello modellista e tutto il resto, era praticamente un Gundam migliore dell'originale. Attenzione. Come comprendi una macchina prototipo e poi producono quella di serie? Quella di serie è più bella, secondo me, è sempre più bella. Sarà che il fascino della rivoluzione industriale, che vi devo dire. Sai com'è? Crepusco 23, Crepusco, che bello che soprannome. Allora, hai davvero? Grazie, l'ho fatta io questa mascherina, insieme alla mia cuginetta, che bello. Dillo, bullati che l'hai fatta tu. Certo che pochi possono bullarsi di ciò. No? Sono, sì, pochi quello che sono pochi quelli che possono dire indosso una mascherina fatta da me. Esatto. E ne voglio fabbricare delle altre. Il prossimo avrà il muso di Grimlock dei Transformers. Ok, bene. Sempre più difficile, direi. Eh sì, un po'. Che peccato. No, una volta era cultura pop diffusa, adesso è archeologia praticamente. No, non volevo dire essere, così. Volevo essere fantascienza, invece ho finito per essere Indiana Jones. Vabbè. Che bella questa... Che amarezza essere Indiana Jones. Comunque si va sempre a finire. Comunque la maledizione di Spielberg. Comunque guarda che Indiana Jones è, passa le generazioni, eh. Conosco nuove generazioni a cui piace moltissimo Indiana Jones, quindi non ti devi vergognare di essere Indiana Jones piuttosto che fantascienza. Davvero? Sì. Te lo dico. Anche, se non lo so, mi credi, non mi sento un Klingon rispetto a Indiana Jones. Non mi sento molto nel physique du rôle di fare Indiana Jones, anche se c'era una scena in cui Indiana Jones era uguale a me. C'era quella che arrivava l'arabo che faceva con le spade, allora lui subito scazzatissimo gli spara. Era una cosa bellissima. Che poi tra l'altro Harrison Ford ha raccontato perché ha girato quella scena così. Te lo sapevi? Sì, avevo sentito qualcosa, però raccontala per i nostri telespettatori. Praticamente in pratica, ragazzi, a tutto il cast era venuta una crisi di dissenteria, non sto scherzando, perché giravano tipo i paesi arabi e tutto il cast aveva avuto una crisi enorme, compreso Harrison Ford che diceva io non riuscivo a stare in piedi, ero stato sulla tavola del cesso tutto il giorno, dovevo girare quella scena, nessuno aveva voglia di girarla, io dovevo fare delle capriole, delle evoluzioni, però ci avrebbe pensato lo stuntman, però anche lo stuntman stava male, allora povero. Mi è venuta la pensata e ho fatto partire un colpo di pistola a salve al tizio che non appena ha visto che gli avevo sparato si è sdraiato in terra facendo finta di morire. Allora il regista ha detto semplicemente buona, buonissima, perché sì, era soltanto era talmente geniale. Oh, veramente. Allora aspetta un attimo, cosa ne pensate del pastel gore? Cota, dimmi che cos'è pastel gore. Cota, sei una fonte di ispirazione per tutti noi, nel senso, esatto, che non sappiamo mai di che cacchio stai parlando. Quindi ce lo devi spiegare.
Aspetta un attimo, sono giunto alla conclusione che comprando la Wacom una parte di ciò che paghi è data per il marchio. Ma dai. Perché? Hai comprato una Wacom e ti sei trovato insoddisfatto? Io sono convinto che compro l'80% il marchio e basta, cioè che questa roba è un assemblato di plastica che probabilmente costerebbe pochissimo. Però, cioè, dimmi un po', non dividiamo. Ciao Giorgio, Giovanna. Ciao ragazzi, ciao Mozart. Guarda che disegniamo un po' di belle pin-up. Posso fare una robo pin-up stasera, giusto per voi, però solo robotica, ragazzi. La Solo regola robotiche. è che deve avere dei bulloni, dei rivetti e deve essere fatto d'acciaio inox, come diceva Giorgio Mascotta. Esatto. Guerriero nordico, fra l'altro. Cavaliere dell'acciaio inox, no? Sì. Comunque sì, la posso fare una robo pin-up. L'avevo fatta l'altra volta e l'avevo lasciata a Daniele. Sì. Però non si chiamava Robo Pinup, gli avevo trovato dei nomi, dai, Un altro un po' meno. nome. Aspetta, vediamo un po'. Hanno risposto sul pastel gore. Sarebbero dei disegni un po' splatter, ma colorati in modo kawaii e con dei colori pastello. Ma Ah, ne ho pastel visti un gore perché? paio. Made in Abyss, tipo? No. No, No. sono proprio colorati con colori pastelli. Ho visto qualche account Instagram, ovviamente. Non ci posso credere, quindi dovrò pure imparare a fare roba pastel Ma gore. no, non è che devi imparare per forza, te lo dico. Ma a me, francamente, se una cosa c'è e io non la so fare, mi fa girare le scatole, permetti, Dai. eh. Devo perdere le cose che non posso saper fare. Cosa non posso saper fare? Non posso schiacciare a canestro. Grazie al cacchio, grazie alla mia genetica, sono alto 1 metro e una pippa. Voglio dire, che cosa volete che faccia? Però disegnare sì, devo saper disegnare quasi tutto. Qualsiasi cosa. Allora, la governante dei Jeffersons. La governante dei Jetsons, non Jefferson, Darkless, c'è un piccolo mind blow tra voi due. Lui diceva Rosie, la governante dei Jetsons. È veramente meraviglioso. Poi ne ho viste un sacco di versioni di quella governante. Sono felicissimo che me l'abbiate chiesta. Sì, è una titana. Che robot stai ritoccando, Ruggine? Questo qui è un GM, ti faccio vedere, Giorgio. È una versione in serie di Gundam. Era figo, e mio fratello c'ha un modello Real Super High Hyperlux Grade che ha dipinto a mano, ci ha messo tipo un mese. Marò. E gliel'ho chiesto per fare questo disegno e ha detto: se lo rompi ti prendo un rene in cambio. Succedono Cavolo. cose. Papuz dei nostri grandi. Benvenuto, Papuz. Grande Papuzzi, non ti vedo ma ci si è. Allora, 70 donna e donna, robot pure, quindi ci siamo. Poi, pure io avevo comprato una Scientific 16 e mi sono trovato malissimo al punto di doverla rimandare indietro. Ma come fai a trovarvi malissimo? Ci sta disegnando ora. Ora lo so, cioè, capisco che la Wacom è il male, lo è sempre stato. Però dico, se proprio non vi piace la Cintiq, la Huion di Daniele è un ottimo prodotto. Però, cioè, io penso che sia Daniele che io possiamo lavorare sia sulla Huion che sulla Cintiq. Voglio dire, cioè, Beh, la che cosa posso Cintiq, fare? cioè nel senso, mentre per la Huion è un po' più spartano la metodologia di lavoro, diciamo che è molto più facile trovarsi bene con una Cintiq rispetto che con una Huion. Cioè, una Cintiq ti garantisce, diciamo così, un'esperienza di utilizzo veramente paradisiaca. Io sono, semplicemente sono per la Huion perché, non avendo soldi, prendo 4 Huion con il costo di una Cintiq, tutto lì. E questo. Allora, io vorrei rispondere dicendo sì, c'ha ragione, invece mi vergogno a dirvi che ho comprato una Cintiq che voleva fare finta di essere una Huion, probabilmente, perché questa ragazzi è proprio un attrezzo agricolo, nel senso ci puoi solo disegnare, ma io ci raspo certe volte, mi rendo conto che quando sono stanco, che disegno da 8 ore, mi cala la mano sullo schermo proprio come un aratro con questa penna digitale. Eppure non lascio segni. E io dico, ma com'è possibile che la prima cosa che ho fatto sullo schermo di vetro dell'iPad è stato lasciarci un segno orizzontale lungo 5 centimetri After proprio qua nel Draken, centro? E scusa se ti interrompo, Rugin. After Draken si è iscritto e dobbiamo salutarlo. Ciao, ho After fatto. Draken! Guarda, faccio una cosa kawaii con i cuoricini. Ciao! Non è kawaii. Giuro che non. Devo dirtelo, non lo è.
che, cioè, voglio dire, allora, sto vedendo che non si aggiornano le parti sotto, questo perché non ho fatto partire probabilmente lo stream labels, e quindi facciamolo partire, scusate per... Allora, lo so che sono ottime, ma la mia mi è arrivata mezza scassata, la prima non funzionava neanche per sbaglio, guarda, bene a rimandarla indietro. Sì, no, no, hai fatto bene a rimandarla indietro, no, no, chiaro, chiaro, se ci sono dei difetti ci mancherebbe. Sì, Calex, sono contento anch'io che hai trovato la nostra live, ciao Jazzfire Nitro, che bello questo nome. Grande Jazzfire. Sembra il nome di una mossa speciale di un robottone, sai? Che mette molto le figa. Mani così e poi gli escono i cannoni dalle spalle che si trasformano in dei cannoni ancora più grossi, si assemblano con le ali e c'è fuori un mega cannone doppio con tutte le onde elettromagnetiche. Lui mette le mani avanti, fa Just Fire Nitro, arriva una colonna d'energia, ciao a tutti. È una figata. In effetti, detta così, sì. Dai, figo, eh? Cioè, così funziona, dai. Funziona, sì. Just Fire Nitro, faremo un robottone che avrà il Just Fire Nitro come mossa finale. Sì, se lo merita tutto questo nickname. Darkless voleva iscriversi, ma dopo il pollice di ruggine ha cambiato idea. S Design B, benvenuto. S Design B si è appena iscritto. Ciao S Design B. Allora, anzi, si è appena followato. Tipo il mio sogno proibito, Giada. I sogni non sono proibiti, devi prenderli a forza. C'è un metodo perfetto e ottimo per realizzare i tuoi sogni. Si chiama estorsione. Cosa? Scusate, mi vengono spontanee. Cioè, ascolta, con un po' di pazienza ci sono delle cose che sono a un prezzo molto più accessibile. Smetterete di chiamarle sogni proibiti, perché queste tavolette finalmente si stanno rendendo conto della quantità di gente che disegna o ha bisogno di strumenti del genere. Quindi, come tutte le cose che diventano di uso comune, si abbasseranno i prezzi e aumenterà la qualità media. Questa è una promessa, perché è già successo. Le Uyon di Daniele, che Daniele prende tanto per il culo, sono spartane, ma sono comunque delle tavolette tecnologicamente su un altro pianeta rispetto alle primissime che ho provato, anche più avanzate delle prime Cintiq che ho provato 5-6 anni fa. Perché sì, io per esempio avevo una Cintiq portatile, ma aveva più di un problema ed era molto più grezza di quella che sto usando adesso. Certo. Ma sta parlando di un hardware di 5 anni fa, quindi ragazzi, aspettate. Assolutamente. Ah, Jasper, devi andare, peccato. Cavolo, era appena arrivato, ci eravamo appena aggasati per il suo nickname e lui fa vabbè, io devo andare, ciao. Ma come fa Fire Nitro, come? No, ci deve essere offeso perché ho dato il suo nome a una mossa speciale, forse lui sperava che invece fosse dato a un mecha design preciso, il Just Fire Nitro. No, dai. Prima delle aspettative le abbiamo deluse, mi dispiace. Cavolo. Questa cosa che ho detto a mio padre, e papà, ti è toccato. No, non è vero, dai. Allora, dicevo, positività, ragazzi, tanta. Daniele, telecomandami, perché non funziona il gufo? Ops, non saprei, Luca Manga School, perché non funziona il gufo? Molto strano che non funzioni il gufo. Dovrebbe funzionare il gufo. Niente, cose fra me e Luca Manga School e i bot che dovrebbero partire e che invece non sono ancora partiti, mi pare. Allora, la tavola luminosa da consigliare, ce ne sono tante. No, però aspetta. Mi è venuto in mente, ma tavola luminosa cosa intendi? Una tavoletta, cioè uno schermo da disegno, questo intendi? Oppure un tavolo luminoso, cioè nel senso... E uno dei miei studenti sa che cos'è, perché la tavola luminosa ne parliamo per fare i clean up sempre. Ah, per okay. Fare i fatti. E quindi penso per che i sia. E poi è Matteino, sì. Sì, lo so, Matte. Te l'ho detto, ne ho viste un po'. Se vuoi, puoi mandarmi qualche link e ti dico se è un modello che abbiamo già utilizzato. Ovviamente. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Se ne prendi una che ha per esempio un adattatore e un trasformatore con dei cavi molto comuni, poi dopo, se per caso il trasformatore si rompe, lo può cambiare, cosa che non è successo con il mio hard disk esterno che ho dovuto distruggere, però ho recuperato tutto il contenuto, importante è quello. Madonna santa roba. Comunque, cioè, credo che non spendi tanto a trovarle. Ho donato disegni dei volumi di Roma Bot Centurion. Chi è? Chi è che dice questa cosa fantastica? Psicalex, ti ringrazio.
Hai preso il terzo volume? Mi raccomando, che è la conclusione super epica di tutto quanto. Potremmo infilarlo anche nei nostri originals, se proviamo a Ah, sentire. sì, potremmo, potremmo. È un original, se ti va, possiamo Disgrazia mangiare. Prod si è unito a noi. Eh Disgrazia, Prod, ma che cazzo sì, significa? si chiama così. Non Cuoci, bullizzarlo per voglio come sentire. si chiama. Disgrazia, Prod, dici qualcosa. Probabilmente ci dirà che sta cadendo un meteorite. No, Se è venuto a ma salutarci. magari no, magari è in completo contrasto con il suo nickname. E quindi pensa sempre positivo. Non si può mai sapere con questi nickname moderni. Eh sì, non ci sono più i nickname di una volta. Non dico Meno perché ti male. chiami Ruggine? Perché non bevevo mai acqua. Non è vero, però vabbè, lo stesso. Ok, dai, calma e adesso. Cioè, ce la possiamo fare, ragazzi. Allora, intanto vi devo dire che quando faccio uno di questi reel, sento pesantemente Tommy No Sensei, l'autore di Gundam, che mi sta guardando dall'Olimpo. Cioè, tra l'altro, Tommy No San non è nemmeno morto, ragazzi, Pendragon volevo. 93, grazie di essere dei nostri, sei l'ultima matitina iscritta. Ma voi vi occupate anche di qualcuno dei corsi online? Ma Daniele, certo. noi ci occupiamo di qualche corso online, secondo Qualcuno te? proprio. Dai, sì, penso di sì, forse. Sì, attualmente una pletora. Tieni. Allora, io mi Allora. occupo di corsi per i più piccoli e Esatto. poi in futuro, in questa parte dell'anno, penso che prenderò in mano il discorso prospettiva per alcuni corsi avanzati. Siamo tanti, alla Lucca Manga School, abbiamo ognuno la propria area di competenza. Purtroppo la mia area di competenza non è come vorrei insegnare robottoni. Se nel mio futuro, quando ero piccolo, io pensavo sarei diventato un allenatore dell'accademia, non di Pokémon o roba del genere, ma mi avrei allenato a pilotare dei robottoni e la scuola avrebbe avuto dei robot nucleari da far decollare nelle colline lucchesi. E col Purtroppo. senno di poi ho pensato, forse avevo pensato troppo in avanti. Però dai, comunque ci divertiamo, direi. Un Disgrazia, cicinino, poi. dai. Avete mai provato Blender con il tool Grace Pencil? Blender è un'applicazione di disegno, no? No, è un'applicazione di 3D, serve per modellare in 3D. Però ha delle caratteristiche molto interessanti ultimamente perché ha questa penna, per cui riesci proprio a disegnare, però disegni in 3D. Quindi in pratica riesci a fare per esempio dell'erba, dei ciuffi d'erba, riesci a farli su una superficie 3D e quindi poi puoi muoverla come se fosse proprio un modello 3D. È molto interessante, l'ho visto fare, ho visto dei video ed è una frontiera interessante perché è come se disegnassi ma non su un foglio, ma in realtà su un 3D environment, su un environment 3D. Quindi è veramente interessante, però non abbiamo avuto il tempo fra un corso e l'altro di metterci a imparare anche quello. Fra l'altro, ci siamo persi l'ultima matitina iscritta. Spero che venga fuori Vorrei vederlo anch'io. Pendragon 93, l'ultima matitina iscritta, grande. Grande Pendragon. Allora, intanto rispondo anche a finisco di rispondere a Giada. Daniele, invece, tu ti occupi di corsi di, se non sbaglio, sceneggiatura. No, personaggi no? No, aspetta, Personaggi manga fino a un po' di tempo fa, adesso ho altri corsi, può darsi che tornerò a fare personaggi, non lo so, nel senso che alla fine nella Lucca Manga School siamo tutti abbastanza intercambiabili perché pur avendo ognuno le nostre specifiche siamo preparati a tutto tondo. Quindi ho fatto per la prima parte dell'anno scorso ho fatto i corsi appunto di personaggi. Adesso sto facendo Clip Studio Paint, che è questo software che stiamo entrambi utilizzando, sia io che Riccardo, e sceneggiatura. Partirà il corso Seinen, sempre lo tengo io. Poi che altro? Ah, un corso di abiti e acting un po' più in là. Che bello, veramente, un corso seinen. Lo vorrei fare io il corso seinen. Guarda, davvero interessante. Ragazzi, cioè io ho letto Black Joker, era il mio manga preferito per un po' di tempo, è stato uno dei miei manga preferiti. Peccato che non lo faccia più uscire.
vabbè. Ah, si è interrotto a metà? Non è mai no, stato... rimasto al numero 9, se poi sia andato avanti non lo so. È una roba di violenza veramente inaudita, però ok. Vabbè, Chiara aveva detto che potevo far parte di un gruppo di idol. Ragazzi, ma sapete che gli idol hanno un terzo della mia età, vero? Cioè, seriamente, non diciamo no, favorare. No, ti ci vedo. Sì, eh? Sì, sì. Con gli idol coreani. Ti ci vedo bene. Eh? In un gruppo di idol... Ragazzi, in cui tu sei l'unico con i baffi e la barba, mentre tutti gli altri sono assolutamente glabri, fichissimi, con il mento appuntito e il ciuffo devastante davanti, e tu sei invece così, esattamente come sei. Probabilmente le ragazzine andranno in visibilio. Assolutamente. La mascotte pucciosa. Ehi ragazze, ciao! Ricordatevi di comprare il nostro compact disc, aspetta, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Twitch. Esatto. Che schifo, con le orecchie da orsacchiotto magari, una divisa da cosa? Una divisa da butler, no? Da cameriere, con le orecchie da orsacchiotto, amici miei. Un po' come un personaggio di Helsing, c'era strano, sì, assolutamente. Che figata. Allora, quindi è sicuro, Daniele, dovrò chiamarti Pro. Oh, che bello. Già da sceriffo farà un colpo. Bene. Bravo. Molto bene. Chiamami Prof. Giorgio sta mandando le palle. Non so cosa siano queste cose, però vabbè. Cos'è Vuroid? Cosa? Te mi stai dicendo delle cose che io non conosco. Come al solito, niente di male. È colui che dice cose che noi non conosciamo. È giusto così. Dai, poi... dai, cos'è Vuroid? Sembra comunque il nome di un non lo so, è un'ennesima trovata per fare una idol virtuale, come le VTuber? Ah, le VTuber le conosco, però mi sento sporco a guardarle, nel senso che... Ce n'è una che si chiama Corone, che ha le orecchie da cane e tipo penso che sia una ragazza cinese o thailandese, c'ha cioè una vocina pucciosa con questo avatar e dice solo che ti e mi fa impazzire. La oh mio Dio. È veramente stupida. Cioè stupida, sono stupido io a guardarla perché lei assolutamente. Voglio dire. Lei invece è molto intelligente perché riesce a farti guardare questa cosa molto stupida. Guarda che è veramente una cosa allucinante. Come mai io sto guardando quelle cose? Perché non si sa. Ma non è neanche per dire ah fa che scema. No, è proprio rilassante con questo avatar che barulla, no? Qua. Con lei che dice cosine strane. Fantastico. Mentre gioca, sì, non lo so. Tutti mi hanno detto che ti sei bevuto il cervello, Riccardo. Sì. Dopo averlo anche marinato abbondantemente, questo è chiaro, ragazzi. Però, serve a creare personaggi 3D sia maschili che femminili, anche VTuber. Quindi Vuroid servirebbe a creare la versione 3D di Ruggine per fare un canale VTuber. Oh mio Dio. Cazzo, le nostre versioni 3D potremmo fare, Daniele. Sarebbe stupendo. Fanno così. Strizzano gli occhi, fanno dei movimenti preordinati e li puoi sincronizzare a te, credo, mentre parli. Oh, esatto. Mamma. Sì, avresti la tua versione robotica che fa quelle cose orrende che ti ho visto fare in video. Fenomenal, direi. Certo. No, oh, Luca Magascula è riuscita a far funzionare il gufo, perché vedo che ci sono dei comandi, vengono fuori dei bot, quindi... Oh, che figo i comandi, eh? Ma il gufo allora è quello che serve a pubblicizzare forse? Sì, no, è quello che serve a mandare... è il bot della Luca Magascula, in pratica. Okay. Colui che manga... colui che manda cose in chat così, quando vuole lui, e vi informa su tutte le novità e sui nostri link e vi dà tante cose su cui potete giochicchiare felici mentre state ad ascoltarci. Che bello. Che veramente. La tecnologia, pensa, la tecnologia, pensa, tante cose. Ma 56K, le console con le cartucce, eh? Non so, la cartucce che dovevano, andavano con le sequenze numeriche, che dovevano usare la macchina Enigma per giocare. No, non è vero. Troppo boomer. Non sanno cos'è Enigma. No.
bene, dai, dai. Allora, Daniele, come va con il secondo volume Kings of Bones? Questo sono interessato anch'io, Daniele. Chi è che lo chiede? Musashi Son. Sta andando bene. Sono a buon punto, mettiamola così, e, però non sto scendendo compromessi, quindi insomma vedrete delle tavole che spero vi faranno godere non poco. Dovrebbero anche essere meglio di quelle del numero 1, come è giusto che sia. Quindi insomma tenetevi forte, spero che vi divertirà almeno quanto ha divertito a me disegnarlo. Comunque spero di finire in tempo per farvelo avere durante l'estate. Spero bene anch'io, perché poi ti devo portare anche il numero 1 firmato. Certo. Sono l'unico scemo che non ha avuto la palla proprio dedicata. Davvero? Ciao Mancina. Ma Mancina di nome o di fatto? Spero anche di fatto. Ti devo guardare adesso un link per la tavola luminosa. Io adesso sto disegnando, Matteo, casomai un'altra volta quando ci ritroviamo. Tanto via WhatsApp, tanto non è un problema. Adesso è un po' improbabile perché siamo un po' impegnati. Poi comunque, cioè, ne troviamo parecchi. Se non sbaglio, ne avevo anche mandato qualcuno. Altre cose. Già, è vero, non funzionano i link in chat. Me l'ho scordato, perché grazie, Darkless. Ah, tra le altre cose, Darkless, c'ho da chiederti una cosa. Daniele, posso far vedere in anteprima quelle cose che ti ho fatto vedere? Almeno certo. Una delle due. Cosa dovrei far vedere, secondo te? Il Black o il 2? Entrambi sono molto belli, quindi non saprei, devi scegliere in base a che cosa, quali sono i tuoi criteri di scelta? Voglio farlo vedere a Darkless, che è un fan della vecchia ora. Allora vai col Black. Eccolo qua, Darkless, ecco a lei. Nel frattempo Lorenzo è entrato nella nostra grande famiglia. No, non devi avere paura, Darkless. Seiza però è entrato anche lui e non l'abbiamo salutato prima, Ciao Seiza. Ciao Seiza. Non ti preoccupare, non è che non ti abbiamo salutato perché sei antipatico. No. È che proprio non ce ne siamo accorti. No, siamo proprio delinquenti noi. Sì. Allora, Darkless, questo qua è praticamente uno dei nuovi uno dei nuovi corsi che vorremmo dare, perché ho trovato un designer fighissimo che mi hanno detto tu guardalo, il risultato è che mi sono depresso, perché è troppo bravo. E quindi ho deciso che farò delle cose simili alle sue, quando non lo copierò proprio spudoratamente. E niente, il risultato è che farò un pesantissimo restyling di tantissimi robottoni classici. Questo però non subito, farò un po' di studio. Prima dobbiamo finire il volume Real, il volume Maidens, ne abbiamo un po', sì. Il volume Kawaii e i nostri Originals. Però questo in futuro ci sarà proprio da... sì, God Mars lo farò prima di morire. Dobbiamo trovare una categoria per God Mars. Esatto. Robottoni cubisti, cioè lo possiamo fare, no? Fondamentalmente, perché... Ambidestra, va bene, ok, brava. Comunque mi piace, Darkness credo che abbia apprezzato perché ha scritto GA, quindi credo che gli sia piaciuto. Forse sì, spero. Ciao, ciao Matteo, ciao Matteo, ciao, alla prossima. Sai Calex, i cuoricini gocciolanti per quale motivo? Qualcuno ha estratto un cuore da un sacrificio. Mettilo più a sinistra il Black, così lo vediamo bene, perché così... Bravo, ancora un po'. Ecco, così lo vediamo in tutta la sua possenza e sì, grezzume. Perché oltre a tutto questo, ovviamente questo non te l'ho detto, ma se vogliamo possiamo fare la versione con e senza mantello. Così puoi fare quel giochino di colorare e di aggiungere una cosa. Io ti manderò il file con il Black Gap senza mantello e il file con il mantello aggiunto su un altro livello, il PSD. E quindi potrai farci praticamente quello che cacchio vuoi. Bene, sono contento. Guarda, qui vorrei farvi notare, purtroppo l'anteprima è bassa perché è una foto, il file originale non voglio aprirlo adesso, anche perché ci sto spando sopra, ho dovuto modificare alcune cose, però qui già vedete che lo sguardo promette molto bene.
dà tante soddisfazioni. Va bene. Scrivo allora, qualcosa in chat fai... riguardo. Ah, perché? Vai. Emanuele Bear che dice: non so perché, ma il robot Black mi sembra molto Obelisk nell'anime di Yu-Gi-Oh! Tu sai a cosa si riferisce? No, però posso cercare questa volta. Questo sì, perché è a tema robot e quindi è una ricerca inerente. Assolutamente. Mentre io rispondo a Daniele, perché il tuo robot ha le matite? Non ha solo le matite, vedi che anche questa P, perché è il robot del Piero, vedi? Guarda il sopracciglio. Quello di Daniele delle accette, Obelisk. Oddio, questo coso, cioè, che poi è bello per carità, però insomma è un po'... Non lo so. Come lo definiresti? Sì, è nesti, via, diciamo, è molto cattivo, sembra molto cattivo, quindi capisco il parallelismo, perché Exodia, per esempio, non aveva ste corna. Però, cioè, Obelisk è tipo il tormentatore, è tipo un dio, una delle divinità egizie, perché Yu-Gi-Oh! Aveva le divinità egizie, giusto? Era questo. Scusate l'ignoranza, i mazzi di carte di Yu-Gi-Oh! Non sono espertissimo. No, nemmeno io. Ok, vabbè. Allora, sono 6 più la fusione, via volume, monotematico per God Mars. Certo. Non lo so. Ah, vabbè, non so quanta roba dovremmo disegnare, penso tanta. Sì. Okay. Moltissima. Nemmeno io. Ah, vabbè. Comunque, spero che sia chiaro. Potremmo anche fare una versione robotica di altri personaggi, eh? Potremmo prendere dei personaggi famosi in alcuni anime e trasformarli in robot, ma potremmo farlo con molti dei mostri che compaiono in tantissimi anime famosi. Per esempio il drago bianco di Shoto Kaiba, che è diventato praticamente un meme. Accettiamo anche suggerimenti. Per esempio, io volevo provare a disegnare per il volume Kawaii qualche Medarot, e per quello volevo anche guardarmi la serie, perché Medarot è una serie molto carina, con Metabee che si incazza sempre e praticamente dà fuoco al suo padrone. Ma cos'è? Cos'è? Che non lo conosco. Non l'hai mai visto? Invece dei Pokémon hanno dei robottini che si prendono a legnate. Oh mio Dio. Li fanno schiattare, perché poi hanno un design pucciosissimo. Metabee sembra un Kawaburo, uno di quei cervi volanti che gli giapponesi catturano nei boschi e usano anche per collezionismo. Ho capito, che, insomma, sì, ho capito. La versione robotica della Rocky chi? Caterina? Caterina, posso fare una tua versione robotica? Magari con la gonnellina da cui escono missili e phaser perforanti. Sei licenziato, Ruggine? Oh no! Infatti, con il mignolino alzato me ne vado con la valigia verso il esatto, tramonto, no? Verso l'orizzonte, al tramonto. Sì, prego, ascolta, è una cosa che devo chiedere a Caterina se posso fare. Chiama il mio capo, capito? E non posso fare quello che mi pare, non proprio sempre. Nope. Ragazzi. Nope, attenzione Ruggine, attenzione, questa è la Danger Zone di Ruggine. Oh, Link 96 ed è l'ultima matitina iscritta. C'è anche Lorenz Bow che non abbiamo salutato forse prima, sempre perché siamo degli idioti e non guardiamo così tanto quanto dovremmo. Ma è che si segna un sacco di gente. Lo so, è vero. Noi siamo che è molto positivo, segnare. Ragazzi, eh? Fatevi sentire in chat se per caso non vi abbiamo salutato e noi vi saluteremo, perché il nostro saluto porta fortuna. Assolutamente. No, era una balla, ragazzi, però non porta sfiga, quello sono matematicamente sicuro. Al massimo porta sfiga a me salutarvi. Roba del genere. Allora, qualcosa del genere. Fare un anime sulla storia di Luca Manga School. Sì, Cota, bisogna che cambiate una... Gli Cota, anime sono costosi da realizzare, sono estremamente costosi. Va benissimo, se ci fai da come dire principale fonte di soldi per finanziare Cotale. Quant'è? Con 24 milioni di euro dovremmo riuscire a fare una serie da 10. Sì, fatto, sì, te la cavi in fretta, Cota, nel senso due soldini, niente di... Cioè, basta quello. Vabbè. 24 milioncini e ci siamo. Che bello.
Mi sta insistendo, comunque. Certo. Allora, la cosa dei missili da sotto la gonna sono ambigua. Ora ti smonto subito, Dacchia, se ti smonto con una citazione anni 80. Attenzione. C'era una puntata di Urusei Yatsura. Intanto, aspetta, Melissa Keira, la salutiamo prima di dimenticarci. Grande. Ciao, Melissa. Melissa. Ciao. Oh, ispirata a Melissa Pina, scrittrice. Oh, certo, colpi di spazio a te. Allora, dunque, comunque, dicevo... C'era una puntata di Urusei Yatsura dove, non si sa bene perché, Ataru finiva in una specie di universo parallelo dove nella sua scuola erano tutti teppisti, compresa Lum e i suoi amici. Shinobu andava a giro con la mascherina e era vestita da scolara giapponese, solo che era una teppista. Allora lei si sollevava la gonna come per fare un inchino, sai, di quelli nobiliari, sì. E attaccati alle gambe avevano due lanciamissili, due batterie di lanciamissili che lasciavano partire dei missili che decollavano. Quella era la mia intenzione, quindi nessun missile ambiguo. L'elegante inchino che si trasforma in arma letale. Cacchio, ma quella puntata lì era meravigliosa. C'era Mendo che a un certo punto punta i pugni verso della gente e gli si sganciano tipo Mazinga, gli si riagganciano. Era assurda. Ogni puntata di Lamu sembrava veramente un viaggio nel meraviglioso mondo dell'LSD. Sì, è vero, è vero. Cacchio, ragazzi, succedeva di tutto. Tra l'altro adesso hanno fatto una nuova versione del, a parte dell'anime, ma del manga, quindi dell'originale, della Takahashi. Mi raccomando, recuperatelo perché è veramente un viaggio indimenticabile. Sì, datato quanto volete, ma sì. Fa ancora ridere tantissimo. Sì, sì, sì. Io non riesco a capire quanto possa essere geniale una mente come quella di Rumiko Takahashi, che ti fa un manga come Lamu che riesce a essere divertente anche dopo così tanto tempo, perché i manga umoristici, non so se lo sapete, ma invecchiano molto male. Sì. I manga e gli anime umoristici, se li guardi da piccolo, ti fanno un effetto. Da grande, mica tanto. Per esempio, Carletto il Principe dei Mostri per me è sempre spettacolare, però non mi fa più ridere, anche a vederlo in lingua originale, mentre Lamu aveva una comicità che era veramente allucinante, era idiota. Perché la Takahashi è un genio, assolutamente sì. Un genio. Ma per esempio anche Axel Saga, io a rivederlo non riesco più a ridere, ed è una cosa che mi fa star male, perché io lo adoravo. Certo. Non hai idea di quante risate mi sono fatto a vedere Axel Saga. Il fatto che non mi faccia più ridere, un po' come aver scoperto che Babbo Natale non esiste. Ma ti dico, in realtà chi ha seguito Bakuman lo sa, le serie a gag o comunque le serie umoristiche anche nelle riviste giapponesi in cui escono hanno, diciamo, oltre che vita breve, proprio come diciamo così, proprio per la loro natura di manga umoristici, hanno vita più breve rispetto ad altre tipologie di manga. Non solo, ma di solito se un manga umoristico va bene, si piazza, potrebbe piazzarsi anche al 17° posto, che di solito è in fondo alla classifica dei manga all'interno della rivista, e rimanere comunque stabile abbastanza a lungo al 17° posto. Quindi e gli editor dicevano: no, ma guarda che non è male essere al 17° posto per un manga gag, un manga umoristico. Quindi i manga umoristici funzionano molto bene sul subito, ma hanno una vita breve purtroppo, e quindi aver fatto un manga umoristico che anche oggi faccia ridere è tanta roba, Grazie Rumiko. Rumiko Takahashi, una donna gigantesca, veramente, ragazzi. Un esempio per chiunque, perché veramente quando fai manga e li fai così bene, mi sembra che, non vorrei sbagliare, ma la chiamano davvero l'imperatrice dei manga, sì. Lei? Sì. Un soprannome? Sì, sì, no, la chiamano così. Perché veramente, cioè, io, ragazzi, ve lo dico... Poi il fatto che sia stata una donna ad avere tutti quei traguardi, poi in Giappone, abbiate pazienza, ma la rende ancora più eroica come intesa. Oggi ci sono un sacco di mangaka donne bravissime, comunque, sì. E non si fermano solo a fare roba umoristica, anzi, se non sbaglio, tanti mangaka donne stanno occupandosi anche di serie shonen, al punto che a volte sono usciti fuori dei nomi che mi hanno lasciato un po' interdetto, anche se si vedeva. Se non sbaglio, dovrebbe essere una femmina, una donna, l'autrice, la sfigatissima autrice di The Grey Man, che secondo me era una delle cose più fighe uscite negli ultimi 10 anni. Urca, sai che non lo so, perché The Grey Man non l'ho mai letto.
Di Greyman mi è piaciuto tanto. Hayazawa è quella di Lo. No, Hayazawa che cosa ha fatto? Non è quella di Loveless, è un'altra, giusto? Hayazawa non è quella di... Ragazzi, non siamo molto esperti per quanto riguarda le mangaka femmine, purtroppo dovete perdonarci. Possiamo ricordarci i È nomi, quella ma di non la... Nana, è quella di Nana. Sì. Ok, E ne parlavamo di... Sì, Paradise Paradise Kiss e Nana. Kiss. Sì, esatto. Hayazawa è brava, però vedete, fanno delle storie... Ah sì, però la Hayazawa è un'altra di quelle che ha sovvertito il genere, perché Nana non è uno shoujo puro, anzi, ha sbancato, è proprio la cosa che fa incazzare tutti i fan è che Nana non l'ha mai finito, però vabbè. Anche quella che ha scritto Hikaru no Go è donna, Musashi sono il mago bello lungo, sì, cavolo, sì. Donne bravissime tipo me, credici. No, Mancina, non è che devi, non è credici, cioè, ci devi credere davvero. Se stai venendo ai nostri corsi, devi crederci perché dopo devi fare manga. Cioè, io ci mando a pedate in culo a fare, veramente, vai tu. Allora, oh, nel frattempo sono arrivato a una quadra del Skatargam Cannon. Io Ok. invece non ho detto ancora nulla, io mi vergogno, stasera sono stato poco produttivo. Vabbè, perché giustamente la china prende più tempo rispetto alla produzione che sgorga dal tuo cervello di manga originali. Quindi è giusto No, così. non va bene, Ruggine, sei Come stato non va cattivo. bene? Sì, intanto No. lo salvo perché non si sa mai. Cioè, non si sa mai. Allora, la Scatargam, quindi. Creiamo una cartella che chiamiamo Scatargam, appunto. Comunque la robo pin-up di Rosy stasera la faccio, lasciatemi finire, sta spray gun e ci siamo, ragazzi. Allora, ha fatto Nana nel 2009, ha avuto un ictus. Cacchiarola, ma chi sapeva che la Hayazawa aveva avuto un ictus? Questo non lo sapevo. Nemmeno Ci io. stavo scherzando stasera, ma seriamente? Cosa? Ma mi dici veramente che ha avuto un ictus? Poi ora cerchiamo perché... Cavolo, allora si spiega veramente. Si spiega, mi dispiace, non ho mai fatto battute sul fatto che la Hayazawa avesse fermato Nana. Casomai ho fatto delle bruttissime battute su Kentaro Miura e su Togashi, che comunque anche Togashi è in salute. Però maledetti loro, sono 20 anni che sto aspettando di vedere. Comunque, Daniele può testimoniare il talento latente nei miei personaggi. Che significa questa frase? Allora, aspetta. Beh, oh, le storie è tornato. Oh, che bello. Mancina, Mancina, chi sei? Chi sei? Il talento latente nei miei personaggi. Ora mi ci fai pensare. Talento latente nei suoi personaggi, cioè... Probabilmente ho. Ci siamo incontrati in qualche corso. Ma non sarà che ha disegnato dei personaggi che dicono di continuo, sto usando solo il 20% della mia forza, Verne. Non penso. Io stasera sto inchiostrando solo con il 15% della mia forza, è per quello che ho fatto. Esatto. Quindi immaginate la potenza Capito? globale del Pieru quando la lascia No, allo stato esplode la tavoletta brado. perché c'è una RAM limitata del computer. Quindi con la mia potenza non ci faccio niente. La potenza è nulla senza il controllo, è tutta un'altra serie di certo. cose. Ah, ma... E poi metto la mano così per fare proprio il maestro. Sento... Oh mio Dio, Mancina, ho capito. Chi sei? Ho capito. Leo stupito, Leo che stupra dietro. Cos'è questo Eh sì. capolavoro? Che Allora, faccio non sai. in pratica devi sapere che nell'ultimo corso di sceneggiatura che abbiamo fatto, ovviamente c'è una parte dedicata al name, ok? Quindi alla rappresentazione in maniera molto schematica dei propri personaggi attraverso uno storyboard che serve come preparazione per poi arrivare al capitolo finale, no? Allora niente, in una tavola Mancina ha disegnato uno dei suoi personaggi, Leo Stupito. Ok, Leo Stupito era tipo così. Adesso lo disegnerò, ma lo disegnerò molto male. Non è così che l'ha disegnato lei, però ci proverò lo stesso. Allora, Leo Stupito. Non mi disegna neanche la penna da quanto è stupito. Disegniamolo qua sotto. Leo Stupito qui in Intanto aspetta, mezzo. Daniele, devo informarti di una cosa. Di cosa mi devi informare? Se faccio un saluto a me e ti chiedo di dedicarmi una canticchiata, si può?
mi dispiace, devi chiedere a Daniele, perché ogni volta che canto Daniele vorrebbe spararmi. Sì, esatto. No, si può, ma allora lasciatemi prima disegnare Leo Stupito. Sì, non lo fate distrarre ora, perché se canto adesso Leo Stupito verrà fuori un aborto. Questo è Leo Stupito. Ecco, potete vedere Leo Stupito qui. E in un'altra tavola c'era Leo Stupito, cioè la stessa rappresentazione di Leo Stupito che usciva dal background e usciva con questa stessa faccia. E ci ha fatto molto ridere e l'ho messa come appunto immagine del nostro gruppo di WhatsApp per perculare Mancina, appunto. È stata una bella storia. Comunque... ecco, Psicalex ci dice la cosa che ci rende felici più di tutto, no? Che in futuro, se farete un corso sui robottoni, io mi ci fionderò subito. Beh. Stupito è il cognome, esatto. Però Leo Stupendo è il vicino di Leo Stupito. Sappiate che non mi è venuto bene come è venuto a Mancina, perché a Mancina è venuto molto meglio Leo Stupito. Purtroppo non ce l'ho fatta, le mie tecniche arrivano fino a un certo punto, ma poi dopo non ce la si fa. Ma c'erano altre facciamo 2 ore oggi, perché e l'estuario dice ma facciamo 2 ore oggi, così tutta gasata. Katsumi dice Stupito ha stupito tutti, e in effetti sì, tranne lui probabilmente. Poi allora c'erano altre cose in ballo. Cos'è che stavi dicendo prima? Parlavi con me? Sì, parlavi con me? Ce l'hai con me? Con me che parlavi. No, devi chiamarmi signor maiale. Vabbè. Ma non sono un maiale. No, era una citazione, era una citazione. Chi è il signor maiale? Del Re Leone, non ti ricordi che alla fine c'era la iena che chiamava Pumba, ehi tu maiale, e lui fa ehi c'è com'è, devi chiamarmi signor maiale. Oh, che bello, sì, mi piace assomigliare a Pumba, però allora tu fai Timon, però non trasformare tutto quello a cui pensi in gas, mi raccomando. Troppo tardi. Ops, scusa. Sto scherzando. ho mangiato sano. Un bue. No, sto scherzando. Allora Musashi dice Naruto Blue Bird. No, se mi metti il testo da qualche parte te la canticchio. No, non la conosco. Ah no, giusto, hai ragione. C'era in ballo questo, canticchiare una canzone. Quindi lasciatemi interrompere un attimo la musica, che tutti sentono tranne Ruggine. Sì, bravi. In modo devo tale... davvero cantare. Ho interrotto la musica apposta. Hai anche Leo qui che saltellerà da una parte all'altra al ritmo della tua canzone, vai. Ma e che cos'è? Ma non conosco Blue Bird, dai, voglio dire, che cosa posso cantare se no? Non lo so, dai, voglio che dire. Leo ti sta aspettando, sta tremando. Va bene, allora vi canterò una hit meravigliosa. Vai. Senti giù, non arrenderti mai. Troverai quello che vuoi. Era l'inizio di Dendo Robot, non l'avete mai vista? Non lo so. Oh? Io no. Libertà, invincibile Dendo. No? Niente? Vabbè, dai. Leo la conosce però, eh. Leo la conosce perché ballava. Ah, ok, grande Leo. Quindi... va bene. Come quanti ricordi rovinati da Artes, dai, e vai a quel paese. Tanto allora, l'avete voluto voi, vi ricordo che comunque avete chiesto voi una canzoncina. Se ne volete chiedere un'altra, dopo siete liberissimi di fare altre richieste a Ruggine. Nel frattempo... Visto che sto rovinando l'infanzia di Darkless, ho detto perché lasciare il lavoro a metà, vi canterò un'altra canzone dei robottoni. Una vai. Così a caso. Ma sceglierò una di quelle più belle proprio per rovinarla con più gusto. Così imparate, maledetti. Ma adesso o dopo? Dopo. Dopo, ok, perfetto. No, fatemi finire sto GM che è tutta la sera, che vergogna. È tutta la sera che sono qua, c'avevo da inchiostrare tu pollici. Vai, finisci, non ti preoccupare. Io nel frattempo inizierò invece il Dani Robot. Beh, ci credo.
Che colore gli farai al Danny Robot? Ma che ganzo! Non ne ho una più pallida idea, ovviamente, come tutte le volte che affronto la colorazione di un robottone. Per adesso. Ma la idea che vedrai bene il tuo rosso e il mio nero. Ok. Però ho detto vedrei. Se ti viene in mente un altro tipo di colorazione, fai come cazzo ti pare. Va bene, come al solito, insomma. Ok, perfetto. Darkless dice infanzia. Avevo già due figli quando davano Dendo su Rai 2. vabbè. Noi boomer. Conosci la sigla di Your Lie in April? Oh, mi vuoi far piangere? Mi vuoi forse far piangere? Pure conosci Detective Conan? Beh, certo. Conan sì, ma non mi volete mica far cantare quella. Beh, se la sai. La sigla di Your Lie in April purtroppo non la sappiamo. Io piangevo tutto il tempo, quindi... non l'ho sentita. Boku no Pico. No, Boku no Pico no. E poi non ha una sigla. E le storie stai esagerando, fermati, dice Darkness. Giustamente. Dai, ragazzi, dai, non state solo esagerando, state decisamente esagerando. Comunque, vorrei dirvi che sono arrivato alla fine dell'inchiostrazione. Voilà. Vediamo la faccia degli zooms. Così la vediamo nel suo intero, giustamente, giustamente. Oh, hai fatto anche delle linee sottili, sottili. Probabilmente prima di dartela ne rinforzerò alcune, proprio giusto un goccino, per esempio, per farti un esempio, su alcune linee qua, ma poco. Ma rinforzale, caro, nel senso, fai come ti senti più cioè più a tuo agio, come ti piace. No, ma devo un attimo, per arrivare a un certo tipo di risultato devo forzare un po' la mano. Però voglio che le linee siano chiare, ma queste linee leggere nella composizione dei volumi le voglio lasciare dentro. Quindi vedrai che verrà un bel lavoro, anche da colorare sarà più gradevole. Se va bene, ottimo. Delle linee meno pesanti del solito, via, ci provo. Va bene, e allora facciamo la nostra, come si chiama, Rosie dei Jacksons. Però devo prima trovare una reference per fare questa procacissima cameriera robotica. Io invece qui ho deciso che farò prima la maschera su tutto e poi andrò a colorare, perché è troppo figo vedere dopo che hai fatto la maschera il colore che non va fuori, anche se tu vai fuori dai bordi. Ah, è bellissimo. Farò la versione waifu di Rosie. Bello. Perché no? Perché non dovrei farlo, è una brutta cosa, ma comunque vabbè, dai. Ma no, perché? Ci sono anche gli sbandi, Tra a finire male. Stai facendo delle foto? Me... Cosa stai facendo delle foto? No, sto fare perché non trovo un pezzo, molto semplice, ho trovato soltanto degli WebTP o delle cagate di stupidi. Eccola qua. Ciao Rosy. Ciao Riccardo. Ah, ho capito chi è Rosy adesso, finalmente ho avuto un'illuminazione anche io. Benvenuto Daniele. Daniele chi? Era già qui Daniele. Sei tu Daniele. Sì, ma ero assente quando voi avete partito, almeno a livello di mente, quando stavate parlando di Rosy e non avevo assolutamente capito chi fosse. Sta chiedendo una sigla che conoscono tutti. Ma come? Questa è la canzone. No! Oh, prima o poi la metterò, con il rischio che ci bannino, ma no. Melody Symphony. Cosa? No! Ragazzi, attenzione, potrei cantare la canzoncina di Antaro, se mi rompete le scatole. Fate molta attenzione perché potrebbe essere una cosa che da cui non vi riprendereste mai più. Sì. Io ve lo dico, ragazzi. Io ve lo dico, non mi costringete. Allora, mi sono dimenticato per l'ennesima volta di mettere fra i rewards, appunto, fai cantare una canzoncina a Ruggine. Devo assolutamente metterlo la prossima volta, perché dovete trovare un modo per utilizzare i punti canale che state accumulando in maniera esagerata guardando le nostre live. Quindi fate attenzione a non accumularne troppi, ragazzi. Cosa?
dovete spendere quei punti canali, spendeteli. Ho capito, ma non hanno ricompense, dobbiamo mettergliele. Come si fa? È una cosa che è meglio che tu non sappia. C'è sempre di mezzo la mafia russa. Sì, è quello. Basta fare accordi con la mafia russa, ragazzi. Non funziona bene, dai. Ricompense subito. Ho visto un altro giorno Deadpool in cui... Com'era? In cui c'è... Ma tu l'hai visto Deadpool, sì? Certo che l'ho visto. Io me l'ha fatta addosso da tanto corito. Non ci posso credere che tu sia un film del genere. È veramente una roba incredibile che sia potuto arrivare dalla Marvel soprattutto, e poi che sia potuto arrivare alla grande distribuzione un film del genere. Con Colosso che parla così, no, tu veramente bella donna. C'è una cosa allucinante. Poi la scena rallenti dove Deadpool finisce col pacco in faccia al tizio. Quando fa le prove del costume, ma ti prego. Signora. Basta. Vabbè, e quindi mi è venuto in mente Colosso, perché a questa parlata che notoriamente tutti i russi hanno, notoriamente tutti i russi parlano così, sì, che ora parla veramente come il russo delle barzellette degli esatto. anni 80. Esatto, c'è un russo, un italiano e un francese che si trovano in un bar, il russo parla così. Fra l'altro Luca Mangascu conferma, quindi è vero che parlano tutti così. Fantastico. Ah, cioè, è vero, penso che proprio loro mi abbiano detto una cosa del genere. Dovete sapere che non parliamo a Bambera, perché diciamo la nostra direttrice parla tipo 8 lingue. Esatto. Sì, fa sentire un po' stupidi, la cosa, ve lo dico. Dico, sai, io a malapena ne parlo una recentemente, forse due quando ascolto le canzoni di Eminem. L'altra volta mi ha ripreso sull'inglese, di cui notoriamente mi vanto di sapere qualcosa sull'inglese. Niente, ho sbagliato una roba. E mi fa, guarda, purtroppo non si scrive così. E porca miseria, va bene, ok. Dai, forza Daniele, ce la possiamo fare anche noi. Ce la possiamo fare. Il brutto anatroccolo era un cigno che non ci aveva creduto abbastanza. Allora, Transparent Watercolor, ci siamo. Mi spieghi perché non diventi scuro? Transparent Watercolor. Hai qualcosa contro gli scuri, eh? E Transparent Watercolor stiro fuori un coltello, però era virtuale. Oh. E minacciò Daniele. No. Daniele? Transparent Watercolor si sta provocando, è super efficace. Abbastanza. Oh, finalmente. Il grado di scuro che mi piace. Allora, vediamo un po'. Qui devo trovare qualche dettaglio anche per questa cosa. Era molto stilizzata questa roba. Sì, decisamente. Ma una roba domestica. Salve, salve. Dopo opterei per un Trump robottone, dice Borosan, contro la Casa Bianca, certo. No, io ragazzi, abbiate pazienza, ma l'hanno già fatto, comunque, non so se lo sapete. Fecero un commercial giapponese dove c'era una ragazza molto kawaii e c'era Trump animato che diventava un robottone. Non me lo ricordo dove. Beh, Trump c'è in circa 575 manga moderni, non lo sai? Cioè, c'è una versione di Trump in... C'è anche Baki c'è Trump. Sì, c'è in... C'è una versione nel nuovo volume, nel nuovo episodio di Death Note. In Platinum End, ce ne sono veramente... Intanto salutiamo Momo Briefs, che ci saluta. Salve a tutti, salve anche a te, caro. Non lo vedo. Ah, sì, ciao Momo Briefs, ora lo vedo. Perché Momo Briefs? Cosa significa? Noi siamo dei curiosoni, credere. Veramente. Siamo dei super curiosoni riguardo ai vostri nickname. Perché sono molto, molto interessanti, dai, diciamo la verità. Dicono qualcosa di voi. Bravissimo.
Però fatto da voi mai visto. Vogliono No, vedere un certo. tratto fatto da noi, è chiaro, però allora, in questi tempi non vorrei che Trump poi ci utilizzasse per dire che l'Italia ce l'ha con lui, capito? Siamo in tempi un po' così. Al che ce ne potremmo anche fregare di Che quello che ci scherzi. dice. Ma che cosa provare dai a fare un Trump bot? Non ho mai provato a fare una cosa del genere. Fatemi finire Rosy, che comunque. Certo, Rosy. Rosy per sempre. Non mi piace niente. Prima che cerchi delle cuffiette da cameriera. Che Cerca. abbia un'attinenza. Una reference. Ragazzi, che Proprio pagine, oggi quante abbiamo spese. parlato di reference e dell'importanza che hanno. Certo, se no non sono credibili le cose, no? Esatto. Cuffia da cameriera. E poi cerco anche la traduzione in inglese. Ma no, che schifo, questo è un sacco. Ma cos'è? Fortunatamente non vediamo cosa stai cercando. Ma maledizione. Aspetta un attimo. Forse sì, forse no, forse no, forse sì. No, sì, che schifo. Allora, aspetta un attimo. Traduzione, traduzione, traduci. French Cuffia. made. No, io non mi fido. Perché mi hai detto French made, eh? Forse però ha ragione, sai? Ok, va bene, proviamo, va. French Prova, made. cosa potrà mai succedere di peggio? A parte vedere questa serie di donne che portano reggicalze, non si sa bene per quale motivo me li stanno mostrando. Beh, le cuffiette ci sono, Ci sono le ovviamente, cuffiette, no? e non posso farvi vedere No, non far reference. vedere per carità. Siamo in fascia protetta ancora. Stramaledizione, no, mi serve di vedere proprio. Il componente, come si chiama? Forse è la tiara. Prova a cercare tiara made o made tiara, proprio scritto così, No, ho tiara. provato, è la Cup for Made Cos'è? e ho provato, è una cuffietta, No, ho però quella che capito. porta Rosy è una cuffietta questa è una reference abbastanza innocua, posso farvela vedere. Faccela Vedi, è vedere. questa qua. È Ah, è quella, chiara questa. sì, La bella. puoi vedere questa qui con il ricamato qua, Sì. vedi? Ora me la tengo sotto e gli darò questa forma qua, Ottimo. perché non ha se no nessun senso questa cosa qui. È anche molto carina, se devo essere sincero. È proprio carina come forma, come oggetto. Mi piace. Perché ridi? Che succede? Niente, c'era Darkless che diceva: è quello che devi cercare, uomo di poca fede, cerca French Sì, ma made. è tutto un po' rischioso, lo sai, dai, siamo boomer, insomma. Sai che voglio dire. E poi non è colpa mia se le cameriere su internet danno adito a dei risultati di ricerca un po' poco felici, ecco. Volta cerchiamo una cameriera. Aspettate un attimo, ragazzi, metto il safe search. Quando sono andato in Giappone non sono andato in un maid café. Vabbè che ero andato per il mio viaggio di nozze, quindi forse non era proprio il caso di andare in un maid café. Però No, te l'avrebbe detto anche un giapponese, sei un idiota, dico se ci andavi. Tora Invece si trova. Dragons, grazie di essere entrato nella nostra grande famiglia, di essere l'ultima matitina iscritta. Ciao, Tora Dragons si chiama. Tora Dragons, sì. Cioè, tigre dragoni. I dragoni di Ciao, Tora. Tora Dragons. Mi piace, comunque dai, è cazzuto. Eh sì. Un po' come quella puntata di City Hunter dove c'era. Lui che andava contro una cosa di una gang di gente che si chiamava con nomi cazzutissimi, no? E il loro capo si chiamava Tiger, in realtà era un ereditiero giapponese piuttosto magrino che si chiamava Torakichi, che aveva portato i suoi camerieri dietro per fare colpo su una ragazza, aveva messo su una finta band di motociclisti, una cosa così. City Hunter Rules. È abbastanza rules, abbastanza. Allora, poi la cuffietta qua fa il paio con un'altra cosina, però dovrei trovare French Made Classic Uniform. Allora,
E dai, ragazzi, vestite, mi servono vestite, ma devo scriverlo. Ma non ci posso credere. Vabbè, ok. No, ma se seriamente, Daniele, ha del comico questa cosa qua, perché non ho scritto una ricerca esplicita, sai, quelle wink wink, no. Cioè, invece qui, e meno male che l'ho tenuta fuori. No, sì, meno male, sì. Che cazzo. Allora, no. Ok, il Dani Robot nel frattempo sta prendendo tridimensionalità. Eh sì, una bella tridimensionalità. Accetta la tua tridimensionalità. Accetta la tua tridimensionalità. La accetterò. La farò mia. Ma Cina conosce Tora. Perché conosce sta, Tora? Sta facendo un sacco di feste. Grande, sì. La allora conosce. La conosce. Deve essere una tua studentessa, Grande Tora Dragons dice: Daniele, mi sono iscritta a Twitch solo per vedere te che disegni, Leo. Ah, grande Tora, ho capito adesso chi sei, ho capito. Sono tutti i miei studenti che arrivano. Neanche un giorno possono resistere senza il sensei. Abbiamo finito oggi il corso. Davvero? Sì, oh. Abbiamo finito oggi il corso di sceneggiatura, ultima puntata. E com'è andato, ragazzi? Com'è andato? Forza, datemi un check. È andato bene. Sono la padrona di Pippo, alla grande, stupendo oggi. Cosa vuol dire sei la padrona di Pippo? Cosa sono la padrona? Perché anche lei ha fatto, vabbè, ovviamente quando ci sono delle cose che fanno super ridere all'interno, intanto Lollone 360 lo salutiamo che è arrivato adesso, quando ci sono delle cose nel name, delle, mettiamo così, delle sintetizzazioni dei miei studenti che fanno riderissimo e loro non lo sanno, io sono il primo a dirglielo. Insomma, c'era questa scena, uno dei personaggi di Tora Dragons è un furry, diciamo, no, non è vero, come si chiamano Tora? È un personaggio in pratica metà uomo e metà lupo, ok? Che però lei ha disegnato in maniera dovrebbe fare paurissima. Lei l'ha disegnata in maniera coccolosissima, che sembrava un furry così, soprattutto nella sua prima apparizione, che ti compare nella foresta, tu sei lì nella foresta e a un certo punto che cos'è quello? Un furry, dici oh mio Dio. E in una di queste tavole il furry aveva un aspetto molto simile a Pippo. Oh, e io gliel'ho fatto subito notare, ovviamente, ed è stato molto divertente. Dai, è carina questa cosa, brava. Volevi disegnare un uomo lupo tremendo e hai disegnato Pippo. Fatti due domande. Sì, c'è da dire che lei è la sceneggiatrice, quindi però ovviamente abbiamo fatto anche la parte di Name, quindi la parte dello storyboard nella sceneggiatura l'abbiamo trattata, anche perché gliel'ho detto alla fine che in Giappone non ci sono molte figure di sceneggiatori puri all'interno dell'universo manga. Ce ne sono alcuni e francamente fanno un lavoro eccelso, anzi negli ultimi tempi fra l'altro sono un po' aumentati gli sceneggiatori puri rispetto a una volta. A splittare il lavoro è meglio. Sono aumentati ultimamente proprio per quel motivo lì, probabilmente hanno anche più fiducia gli editor giapponesi del fatto che insomma due persone possano fare comunque un buon lavoro, anzi magari anche un lavoro migliore di una sola persona che viene presa strizzata fino all'esaurimento e poi buttata via. Perché è così che succede quando il mangaka è uno solo e deve accollarsi un lavoro praticamente
infinito settimana dopo settimana. Quindi insomma, essere in due aiuta al grande successo del meccanismo delle light novel, comunque. Può essere, sì, perché gli scrittori sono scrittori puri che scrivono light novel, poi non si improvvisano sceneggiatori, ma generalmente vengono incoraggiati a creare delle sceneggiature, o magari già lo sanno fare. E quando c'è una collaborazione tipo Dan Mashi, ha avuto quel character designer che ha creato le illustrazioni della serie, e poi da quell'illustrazione è stato fatto il character design per tutta la serie animata. Tra l'altro Dan Mashi non è neanche male, direi. Ma non solo Dan Mashi, l'esempio più palese e potente credo che sia Re Zero. E quello ha veramente un character design che nella produzione standardizzata che c'è nell'animazione adesso, che è quasi tutto uguale, a me piace veramente tanto quel tratto peculiare di quel character design. Corso di sceneggiatura secondo livello, hai sentito? Ti stanno già chiamando. Bene. Ha disegnato 19 tavole in due sere. Allora ho perso il lavoro, ragazzi. No, beh, 19 tavole di storyboard. Comunque è un gran ritmo, quindi diciamo che insomma sono comportati molto bene, perché fare 19 tavole di storyboard durante un corso così, che è il primo storyboard, il tuo primo corso, eccetera eccetera, vuol dire che sono stati bravi. Ma e quanti eravate, ragazzi? Erano in 6, mi sembra. Gran numero. Siete tutti qua stasera? Chiamate, no, subito gli altri. Venite a salutare Daniele come Dio comanda, maledetti. Vediamo cosa risponderanno alla provocazione. Ne mancano due. Mancano due, sì. Siete qua, già tutti qua, non date soddisfazione. Siete veramente venuti a salutare, siete stati molto di... Sono stati così bravi, così carini, dai. Comunque, sì, ragazzi, io sto continuando la Robo Maid. Bravo. E io il Robo Daniele. Ma sta andando il Robo Daniele? Ma per adesso va avanti spedito, direi, e dopo andrò a ritoccare tutto quanto. Il bello di questa tipologia di colorazione è che sembra raffata fino alla fine, quando vai poi a tirar fuori le luci, che è la parte che mi piace di più. Cioè no, non è vero, mi piace di più anche questa. Cos'è che mi piace di più? Tutto mi piace del colorare i mecha del Piero. Senti che sviolinata. Sai, perché uno abbandonato e non riusciva a seguire. Oh. Ah, eccola! C'è anche... è arrivata Michael Art 99 a salutarti, Daniele. No! Daniele, troverai l'inferno sul gruppo quando riapri WhatsApp. Benissimo, infatti sto sentendo. Sto sentendo perché ho un... uno smartwatch che mi dice quando arrivano le notifiche sul cellulare, e non ha smesso un attimo di fare zzzzzzzzzzzzzzzzz, maledetti. Va bene così? Ma direi proprio di sì. Ora sono curioso di vedere anche Pippo, cioè come hai disegnato quel lupo. Io adesso me lo sto immaginando, non riesco a disegnare Serino adesso. Ascolta, potrei prenderlo, però non mi sembra giusto. No, no, vabbè, questo compatibilmente a quello che vorrebbe la tua... la proprietà del character è sua, e quindi... Ah, ha detto che ha il suo permesso. Cultura metallica si chiama. Ah, davvero? Beh, sì, siamo qui a Robotizzare. Ciao, che vinca il migliore. Stiamo facendo una gara, Daniele. No. Tanto comunque, ragazzi, però potremmo farla. Daniele, sono rimasto indietro stasera. Questa sera vinco io, sì. Sono stato umiliato, ragazzi. Allora, facciamolo a questo punto. Mi farai vedere il lupo? Sì, se ho il permesso dell'autrice. Allora, dove è siete? È ancora presente la persona che mi ha chiesto Rosy dei Jetsons, a proposito? Spero di sì, con tutto il parto che ci hai messo per farla.
Cioè, sei andato a cercarti. Che bella, fra l'altro, che è venuta. Bella. Topolino. Sì, mi piace. Ma non so nemmeno se la possiamo inserire da qualche parte, perché non è proprio un robottone. Allora, però devo trovare. Non voglio spoilerarvi niente. Via, via, via. Via. Ok. Questa non è. Eccolo, ragazzi. Sto aspettando. Aspetta. Vediamo se è questo. Sì, è questo. Ah, sei pronto? Cioè, lei è una scout super, super cazzuta che va nei boschi da sola ad affrontare tutti i tipi di minacce, soprattutto quelle antropomorfe e quelle che hanno un aspetto di lupo estremamente cattivo, ok? Eccolo qua. Eccolo! Ma è il lupo Lucio! Ma è bellissimo! Eccolo qua! Vuoi identificarlo? È lui, è lui. Come fai a disegnarlo, ragazzi? Eccolo qua, è lupo Lucio. No, lupo Lucio fa più paura, a dir la verità. Fa più paura lupo Lucio. Vabbè, però è una bozza, ragazzi. Ma certo che è una bozza. Infatti. Dire, farà sempre in tempo alla fine a diventare super. Vedi, qua c'è l'esercito davanti al bosco e così, e stanno per andare a dar guerra a questi lupi cattivissimi. E a un certo punto. Ma. Orca, ma chi sei? Eccolo! Il dietro di passo aria! No, però scusate. Allora, questa cosa è normale, poi sta al disegnatore che tu avrai in quanto sceneggiatrice disegnare un lupo un pochino più minaccioso. Certo. Ripeto. Ma poi ci sta, in ogni caso. Tra gli storyboard di Oba e figurati. No, che hanno fatto Bakuman. Cioè, te gli storyboard di Oba li hai visti? No. Sì, 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 sì. Sì, sì. Li hai visti? Sì, sì. No, no, era veramente. Ma infatti io sono stato fin troppo, cioè nel senso, come dire, rigoroso con loro, perché in ogni caso lo storyboard è il più delle volte una cosa in cui ci devi trovare tu. Però nel momento in cui fai degli errori di valutazioni senza accorgertene, allora è meglio che ci sia qualcuno che ti fa notare che appunto. Cioè poi se vai a rappresentare così il tuo personaggio rischi di dare una diciamo un'idea sbagliata del personaggio, ecco. È un po' come quando facendo lezione di anatomia spiego ai ragazzi che le pose che fanno non funzionano o sembrano qualcos'altro. A volte suona un po' come uno sfottò, però quando gli dico deve stare in piedi possente, ma tu l'hai fatto che sembra che se la stia facendo addosso. Esatto. E quindi, cioè, io quella cosa gliela devo spiegare, perché se non gliela spiegherò io, poi gliela dirà qualcuno quando vedrà i suoi disegni in futuro. Già. Questo però, o forse quindi, non glielo dirà, ma lo penserà e quindi, quindi no, sarà peggio. Una volta feci io lavoravo per i Bianchi, no? E si stava lavorando su Ecosum, che era un fumetto per la Francia. Ma dopo ne ho anch'io uno di aneddoto così, dopo lo racconto. Vai. Praticamente disegnai un'aquila meccanica che Simone aveva appena schiacciato. Lui l'aveva schiacciata, io dovevo tirar fuori tutto il meccanismo, faceva parte del lavoro da assistente, no? Insomma, mi venne fuori una roba meravigliosa, però ha perso la forma dell'aquila e sembrava più un pollo, un mega pollo meccanico. Quindi da quella volta lì la maledizione del tecnopollo non mi ha mai lasciato. Era perché poi disse, Simone si incazzò perché è fatto pure bene, ma non lo vedi che non è un'aquila, adesso sembra un cazzo di pollo ruspante. Io non riuscivo a spendere di video, ho detto te lo rifaccio, però non dire più niente perché sto riendo troppo. Perché mi ero accorto che era diventato un cappone, capito? C'era un'aquila maestosa che invece ho fatto sta cosa. Scusate, era una cosa bellissima.
Sono cose che succedono comunque, succedono ai professionisti, figurarsi agli studenti. Una volta anch'io ho un aneddoto del genere, tanto per dire che succede proprio a tutti. Qui ero a scuola e ci avevano chiesto, dovevamo in pratica disegnare una sceneggiatura di Nick Ryder. Nick Ryder era un... era, perché adesso non lo è più perché ha chiuso la testata, però era un fumetto di poliziesco, ok? Niente, super serio, super realistico, eccetera eccetera. E il mio insegnante, quando si trovò a correggere la mia tavola definitiva, fra le altre cose mi disse: chi è questo? Chi è questo? È un barbapapà? E a vederlo, in effetti, aveva la forma tipica del barbapapà. Non era un essere umano. Sembrava di più, appunto, un mochi senza forma. E anche quello è stato uno dei momenti in cui abbiamo riso di più, perché comunque aveva ragione. E però ho dovuto rifarlo, ovviamente, perché un barbapapà all'interno di un fumetto poliziesco realistico non stava tanto bene, ecco, diciamolo. Io però... sono Barba Papà, il nome della legge, bang bang! Barba Papà! Non posso fare una di Barba Papà poliziesco che parte tutto così, poi ma sicuramente l'hanno fatto, almeno una puntata poliziesca l'hanno fatta, in cui Barba Papà faceva il poliziotto e... Sarebbe troppo bella. Ma poi io Barba Papà da piccolo lo apprezzavo tanto. No, era bellissimo. Tutto rosi, Daniele. Ragazzi, accetto suggerimenti. Attenzione. Se riesco a fare qualcosa. Attenzione. Grande Rosy. Allora, cos'erano gli altri... Nick Ryder, mi fai sentire vecchio, dice Darkless. Ma lo puoi trovare ancora, Non era un brutto fumetto, tra l'altro. Ciao, Chiara Dale. Chiara Dale, va bene, ok. Ruggine, ancora la maschera, sembra un barbatrucco. In realtà io non sono Ruggine, sono Barba Barba. Oh. E in effetti Barba Barba era tutto... No, era tutto peloso, Barba Barba. Esatto, Barba Barba era un fricchettone. Conoscete il Biocombat? Ora, cioè, Daniele, secondo te non conosciamo il Biocombat? Ascolta, che domande fai? Psicalex, che domande fai? Allora, i Biocombat sono praticamente, in realtà si chiamavano Maximals and Predacons, credo. Sì, erano la prima volta che i Predacons erano proprio una fazione. E in realtà il cartone animato si chiamava Beast Wars, io me lo sono guardato tutto in lingua originale, sono meravigliosi, veramente. Wow. Allucinante. E la cosa figa di quel cartone animato, secondo me, erano alcuni personaggi, tra cui Rattrap, che in inglese diceva sempre "We are all gonna die", cioè ci moriremo. Era meraviglioso, cioè stupendo. O Megatron che diceva sempre yes. Era una cosa bellissima, cioè, era stupendo il originale di Stuart. Una ten più ten della cimice esiste. Non state parlando in codice, ragazzi. Sì. Anche questo è un altro aneddoto del nostro. Mentre stavo spiegando il Kishotenketsu, no? Dicendo che il ten è il colpo di scena, quello che non ti aspetti, quello che è anche un po' illogico. Cosa succede? Bam! Ten incredibile, arriva una cimice diretta sul mio schermo facendomi prendere un infarto, tipo, perché fa e si spiaccica sul mio schermo, proprio sulla faccia di una delle mie allieve, che fortunatamente era solo la sua webcam e quindi non la sua faccia reale. Però io mi sono bloccato. Intanto Anthony accetta, grande, è dei nostri, ultima matitina iscritta. Oh, ciao Antonio Accetta. E quindi niente, c'è stato questo momento di assoluto ten, quindi di momento di super climax e super colpo di scena alquanto illogico, che è successo proprio mentre lo stavo spiegando. Pensa un po' le cose che non succedono. Sì,
Allora, qui Psytalex dice Dinobot è figo. Allora, dovete sapere che i Dinobot erano proprio una squadra di Transformers, mentre il cartone animato Beast Wars Dinobot era uno solo. Sì, Dinobot era veramente figo, un po' per il doppiaggio, un po' per il fatto che aveva la coda rotante, perché quando si trasformavano c'erano queste parti di animali che gli restavano. Lui aveva una coda che ruotava, non so se te lo ricordi, Dani. Sì. Allora, già che avete parlato di scimmici, farò una roba scimmici. Grande. Momento ten anche questo, eh. Sorpresa. In che senso? Sorpresa nel senso che vai a disegnare un robottone cimice, ho capito bene. Sì, voglio provare a disegnare un robot cimice perché sono delle bestie che odio profondamente. Anch'io Però hanno un abbastanza. bellissimo design, va detto. Sicuramente. Guardate che è un takeover di Twitch del corso di sceneggiatura, penso che sia il programma. Ma è una cosa che se vi è piaciuta è giusto che continuate a partecipare. Continuate, continuate a partecipare, venite. Venite a esporci le vostre idee per dei robot che possono entrare nelle vostre sceneggiature. Noi li disegneremo. Questo è un ottimo punto, cioè Allora, è un questa è la ottimo robot aiuto. cimice, vedete? Vediamo. Ah, fantastico. Va a fare la classica forma della cimice, che conoscete tutti, perché quando vedete quell'animale che si staglia contro uno schermo, sapete bene che cosa succederà. E poi ci ballerete intorno nella speranza di catturarla con uno Scotex prima che lasci andare Esatto. quella cosa prefittica. Perché non Esattamente quello potrete, che è potrete successo. tantissimo ucciderla, ma non lo farete. Perché sapete che sennò vi impulserà la qualunque. Perché non fai un super robottone enorme, super macio, muscoloso, che alla punta delle mani ha solo due mini sbucciapatate come mani? Cioè lui ha come compito sbucciare le patate. Quando l'hanno creato doveva andare in guerra, ma poi sono morti i costruttori e ci hanno messo dentro la patata con un nastro adesivo. Ma è tristissima. Cosa Ma sta dicendo? perché? Chi è? Elestoari. Ricordo che Elestoari ha quel grande plot del giovane che voleva diventare vecchio, che ci ha illustrato l'altra volta, quello delle bocce. Ma io guarda, avevo una trama una volta che ho creato a una fiera dove c'era un My Little Pony che correva felice in mezzo a un prato. Poi Non so se voglio sapere come va avanti. un'invasione di funghi alieni cattivissimi che hanno sterminato tutti i pony e lui ha visto morire i suoi genitori. Allora, in Certo. mezzo ai cadaveri alla guerra, ha giurato vendetta, ha cominciato ad allenarsi ed è diventato un mercenario spaziale. E quindi ho fatto sto pony muscolosissimo, tutto puncioso, con la faccia punciosa, ma muscoloso, pieno di cicatrici, che a un certo punto poi va a uccidere tutti i funghi nella base dei funghi spaziali. E Certo. tutti vissero felici e contenti. No, ma tipo Kenny Guerriero è incrociato con i My Little Pony. Quindi già quella storia lì mi sembrava più allegra di quella che mi hai detto te del robot che doveva essere un militare e lo mettono a pucciare le patate. In effetti. Dagli più specificità, nella mia testa ci penserà il disgraziato che ho disegnato. Ora Dragons comincia a essere politicamente scorretta. A Darkless è scesa una lacrima. Un robot riguardante il segno dell'acquario, allora per il mio name note. Cos'è il name note? Nel senso. Ah sì, È il aspetta, è name, quello che ti diceva semplicemente. non da niente. Ok, scusa. Hai fatto un robot che riguarda il segno dell'acquario? C'è un robot nella sua sceneggiatura o sta delirando, Daniele? Non lo so. Non l'ho visto il robot per ora. Segno dell'acquario. Boh, ci si può provare. Segno dell'acquario ti farò una gigantesca tubatura che butta fuori roba. Un rubinetto. Gigantesco. Un rubinetto alto 28 metri. Mi è atterrato adesso una scimmice sullo schermo, due balle, Porca, non sai anche quale, l'abbiamo a te? materializzata Cavolacci. noi. In realtà non lo vorrei chiamare il giovane che voleva diventare vecchio, ma bensì My New Senior Lifestyle. Non è bruttissimo Allora, come titolo, intanto secondo Fabiana me? 93 è entrata nella nostra grande community. Grande Fabiana. Benvenuta. Benvenuta Fabi. Comunque,
Dani, Elestore ti chiedeva My New Senior Lifestyle, come titolo non ti sembra figo? Incredibile, oh, hanno fatto un summon di tutta la di tutto il corso, anche Fabiana è un'altra delle mie studentesse. Ah, non lo sapevo, ma anche Fabiana ha fatto sceneggiatura. Sì, ma non anche Fabiana ha fatto sceneggiatura, corso completo. Oh signore. Cosa stavi dicendo, amico Piero? Stavi dicendo qualcosa? No, stavo semplicemente dicendoti del titolo che ha tirato fuori Elestuari per la sua storia con le bocce. Ah, e che qual è? Me lo sono perso? My New Senior Lifestyle. No, aspetta, devo guardare. Guarda, perché a me sembrava un bel titolo. Il giovane... Non lo vorrei chiamare il giovane che voleva diventare vecchio. No, beh, quella è la sinossi che ho tirato fuori in 448. My New Senior Lifestyle. Ok, un po' complicato, però non è male. Non è bruttissimo, è solo un po' complicato, ma ci sono dei titoli di manga che sono molto più complicati di così, quindi vai tranquilla. E poi ci sta. Allora, nel frattempo io ho finito anche questo con alcune cose che magari dovrò tirar fuori un po' di più dopo, però per adesso direi che ci sta. Va bene, allora, ragazzi, si è fatta anche una certa, eh? Lo so che Fabiana è appena arrivata, però sono le 22:41 e noi siamo qui dalle 9 a disegnare robottoni per voi e a chattare come delle macchinette. Vogliamo far finire a ruggine la cimice robot? Tanto ci metterà tipo 25 secondi ancora e poi è a posto. Ma sta buono che stasera ho fatto veramente schifo. Adesso. Ok, Borossan dice al posto dell'antico drago ci mettiamo un antico robottone dell'acquario. Potrebbe essere un'idea. Mi ricorda Magic Knight Rebirth. È vero. Delle clamp. È vero. Illustra Daniele, che così almeno nel mentre che disegno hai qualcosa da narrare di bello su un fumetto che comunque dai era un classicone almeno. Oh bene, sì, no? Sì, ma fra l'altro non te l'ho detto, ma sono andato a recuperarlo ultimamente. Purtroppo non è più disponibile perché avevano fatto una nuova versione, la Star Comics aveva pubblicato una nuova versione. Sono 6 volumi perché in realtà sono 2 serie diverse. C'è Magic Knight Rayart 1 e poi c'è il 2 e sono 2 serie diverse di 3 volumi l'uno e le Clamp hanno dato veramente fondo a una storia molto carina che vi consiglio. È un isekai ed è forse uno dei primi isekai in assoluto. È vero? L'ero scordato. Sì, è un isekai ma proprio fatto e finito, solo nel momento in cui gli isekai non erano ancora di moda, però ha avuto un discreto successo Magic Knight Rayart, anzi un ottimo successo direi, tant'è vero che poi ci hanno fatto l'anime, è arrivato persino da noi con il titolo fantastico di Una porta su chiusa ai confini del sole di East. Vabbè, insomma, però ve lo consiglio, un fantasy in cui ci sono queste 3 ragazze, ovviamente molto diverse l'una dall'altra, che finiscono in questo mondo fantasy appunto, in cui devono salvare la principessa, devono salvare il mondo in realtà, e salvare la principessa che è stata appunto rapita da una sorta di cattivone. Tutto nero, tutto bellissimo. Zagat si chiama. Esatto. Zagat, la serie italiana, perché ovviamente pronunciavano la traslitterazione giapponese. Esatto, sì. E esatto, con i nomi di Luce, Marina e Anemone, esatto. Già da grande che ne sai. Si chiamano Taro, Fu e Umi, se sì. Non sbaglio. Allora, Umi sicuramente. Umi lei... Già. Non mi ricordo più, e penso che l'ho letto tipo una settimana fa, ormai la mia mente... No, buonasera. Io invece l'ho letto in quel momento in cui memorizzavo tutte le cose. Incredibile. È arrivato qualcun altro? È entrato sì, qualcun altro? Purple dei Poveri è entrato e ci saluta. Ciao, Purple dei Ciao, Poveri. Purple dei Poveri.
Salutaci in chat, dai che stiamo andando via, sto finendo la roba cimice, cioè pensa che roba, dai. Sì, ci ha salutato in chat, te lo devo dire. Ah, ok, allora sono io rincoglionito, scusami, andrò a nascondermi a piangere, perché ho fatto schifo. No, Fushigi Yugi, si dice, non Adia, è più, non penso che sia più vecchio come Isekai, sai? Penso che sia più giovane, anni 90 mi sembra, però prova a controllare. Però aspetta, Fushigi Yugi era proprio il titolo, non c'era Nadia dentro, perché te stai parlando della traduzione giapponese del Mistero della Pietra Azzurra? Esatto, o... esatto. No, no, lui intende una cosa che si chiamava solo Fushigi Yugi, se non sbaglio. Fushigi Yugi, non lo so. Leo regna, vabbè, Leo regna la sempre. Però Umarell sarebbe un ottimo nome per un manga. Ah, è un'altra cosa, dice Darkless, quello di Uatase. Ok, allora devo cercare per capire che cos'è. Però sì, era proprio l'inizio, era l'inizio degli Isekai. E quindi ovviamente avevano tutto un altro impatto. Fra l'altro era molto carino, anche per i miei studenti di sceneggiatura che sono così, così presenti in chat questa sera. Era molto carino Magic Knight Rayearth, perché aveva, essendo un fantasy, aveva tutte le figure standard del viaggio dell'eroe. E quindi aveva l'araldo che portava le tre... diciamo così, le tre ragazze nel nuovo mondo, che li faceva attraversare questa porta, che era la porta che li portava nel nuovo mondo. Poi c'era il maestro, che era vecchio, ma l'aveva gestito molto bene, l'avevano gestito molto bene le Clamp. Insomma, c'erano tutte le figure caratteristiche del viaggio dell'eroe, ed è interessante perché comunque venivano applicate a un concept e una storia che invece erano orientali. Quindi è un manga al 100% ovviamente, Magic Knight Rayearth. Quindi veramente figo. Tra le altre cose, uno dei robot di Magic Knight Rayearth mi piacerebbe metterlo in qualche categoria. Sì. Sarebbe veramente, veramente figo. Erano belli, erano sì, veramente molto belli. Ma chissà se puoi metterli nelle Maiden. Non avevano l'aspetto di robot Maiden, perché erano... un aspetto maschile. Esatto, esatto, sì. Potrei però provare a disegnarli in salsa femminile. Cioè, femminilizzarli, androgenizzarli un po' di più, perché erano veramente dei cavalieri massicci, capito? Certo, sì, per carità, una donna in armatura è sempre una donna in armatura, quindi non sembra una donna, sembra un uomo in armatura, perché non capisci la differenza. In effetti come sì, quando Tauron è stato ammazzato da una che in realtà era una donna. Però, esatto, aspettiamoci un attimo, magari potrei renderli leggermente più eleganti. Vale, indubbiamente. Hai finito la cimice, vedo. Grande, sì, cimice sì, robotica. Fa quasi impressione come una cimice vera. Dannazione, sì, a te. Perché la vedo veramente cagata. Un po' tutto, vabbè. Chissà che cosa potremmo tirare fuori su di lui, Va bene, ragazzuoli, sono le 22:47, abbiamo fatto di tutto questa sera. Io ho fatto il Dani Robot e poi lo Scattergun Cannon, ok? I nostri due eroi che sono diventati dei robottoni. Ruggine ha fatto la Robocimice e ha finito molto probabilmente quello che sarà il Robot Madness di questa settimana, quindi uscirà lunedì su Facebook, sulle nostre pagine. Niente, direi di salutare tutti qui, grazie agli studenti che sono arrivati e grazie a tutti gli altri che come ogni giovedì ci seguono fedeli, e quelli che si sono iscritti stasera, che comunque non sono pochi, non sono pochi, quindi tira grazie a tutti, siete nel nostro cuoricino. Ci salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo, va bene? Vai. Hai qualcosa da dire, Ruggine? No, cioè l'Estuari mi ha fatto venire un colpicino, perché tra poco di nuovo in solitudine. Dai, l'Estuari, in fondo nessuno di noi è mai da l'Estuari. Solo. Ti mando un cuoricino. Personalità che parlano. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao, e alla prossima. Ciao. Buonasera. Ciao.